Alieno d'Oro era appena tornato dalle vacanze in Liguria. Mentre guidava, riguardava le foto che aveva scattato i giorni precedenti sul cellulare. Alieno d'Oro che mangia la focaccia, Alieno d'Oro che mangia la Liguria, Alieno d'Oro che mangia le api. Insomma, si era proprio divertito in Liguria. Mentre era distratto, però, all'improvviso... Attento! Eh? Pirata della strada, hai spaccato la mia navicella! Ma io non sono un pirata, sono un alieno! Alieno della strada, mi hai spaccato la navicella, ora come ci arrivo ad Aosta? Ti prego, perdonami! Ok, sembra che siamo in trappola su questa luna! Possiamo sopravvivere mangiandola, ma il formaggio non durerà a lungo! Forse ho un'idea! Quale? No, niente. Ma hai detto che avevi un'idea? Ho detto forse! È probabile che siamo destinati a restare per sempre su questa luna e a morire qui! No! Invece era una strada molto trafficata e li salvarono subito. Grazie di averci salvati. Non vi ho salvati, questo è un astrobus e mi dovete 6 spazio dollari. Però che paura che ho preso. Fortunatamente posso tornare invece a fare il venditore di dentifrici. Tu invece cosa fai? Oh, non mi sono neanche presentata, mi chiamo Scheletra e faccio la cercatrice d'oro. Ma va, io sono d'oro. Trovato! Ah! Ed è così che ho trovato la famosa pepita testa di alieno. Nonna, secondo me te la sei inventata questa storia. Ah sì, è forse un'invenzione? Questa spada dello spazio? Ma quella è una forchetta. Allora con cosa sta mangiando la bistecca lo zio? Fine.